annunci come tutte le vetture del team Padara, potrebbe andare tranquillamente in via Marina a prendere l'aperitivo. Oh,
eccolo qua a Priolo, che sembra che non voglia stare con le quattro ruote a terra. Che è successo? Niente, oggi finalmente posso dire che ci siamo divertiti. Una bella gara, ogni mancia all'arrivo. Devo ringraziare mio zio Bruno. Abbiamo risolto i problemi di cambio. Mio zio Bruno e Luca Scaramuzzini hanno fatto un lavoro impeccabile. La macchina funzionava bene in tutto, mi sono trovato bene. Peccato ora per l'ultima mancia che mi è salita un po' la temperatura e ho alzato il piede. Poi infatti pure l'ho spento. Se no ancora potevo levare qualcosa. Però abbiamo fatto quattro manze, tutte e quattro. Perfetto. Arrivate giuste qua sopra. Ancora il margine ce l'avevo, di abbassare qualche secondino lo toglievo. Però ci accontentiamo, è andato bene. Bene, bene. Il vizio di stare su due ruote non te lo togli mai. Ormai abbiamo preso quella guida. E non... Risparmiamo le gomme. Eh? Risparmiamo le gomme. Bene, grazie. Vince la classe 1004 del gruppo Immunitaria, il numero 21, Giovanni Priolo. Vince anche il premio di macchina più luccicante di giornata, signori. Ci volevano gli occhiali da soli per guardarla anche di notte. Gruppo Immunitaria, vince il numero 21, Giovanni Priolo. Il team Sallara mette le mani su due gruppi, insomma, nella dinamazione del nostro infermiere da corsa. Giovanni, grazie per essere stato con noi e complimenti per il risultato. Decima piazza per il numero 20, Domenico Tramontana. Tramontana se n'è andato? Eccolo qua. Posto 9 assoluto per il numero 4, Sergio Bertolani. Ottava piazza finale di giornata per il numero 9, Rosario Cassisi. Settima posizione finale per il numero 21, Giovanni Priolo. Sesta piazza agli scacchi della terza manche per il numero 26, Agostino Favara. Quinto classificato assoluto, il numero 10, Giuseppe Bocchetta. Applausi signori, non siamo a un licenziamento, siamo a una premiazione. Quarta piazza per il due volte vincitore dello Slalom di Oppino Mamertina, il numero 5, Gaetano Rechichini. Sorrisi e coppe signori, sorrisi e coppe. Terza posizione, gradino basso del podio, l'ennesimo della sua infinita carriera per il numero 6, Gaetano Piglia. Il Gaetano anziano davanti al Gaetano giovane. Lo scillese volante oggi ha aperto le ali. Seconda piazza assoluta per il numero 7, Ciccino Franceschino Infortuna. Campione italiano slalom under 23, già secondo assoluto, attualmente in testa alla graduatoria del tricolore 2021, vince come aveva fatto nel 2018 lo slalom di Oppino Mamertina anno solare 2021, e numero 1 Emanuele Schillace. Emanuele, fra tutti questi anziani, questi sceriffi, una dichiarazione. È bello. Ma questi correvano e si prendevano le coppe con papà, ora ci sei sempre lo Schillace che li batte, come possiamo fare? Non riene vita questo padre, ma combatte che poi da fare, ora è combattere pure con un figlio. Così disse. Ha
il prossimo anno ci sarà mio padre che correrà in questo slalom. Riprenderà lui il slalom il prossimo anno. Con che cosa? Con la Radical, quindi. Ai, ma faccio coraggio, almeno. Signori, direttamente dalla casa di riposo, da Ottilio Mamertini è tutto, scherziamo, un applauso a tutti, vi aspettiamo l'anno prossimo.